ringraziato ogni momento, Santissimo, sia lodato e ringraziato ogni momento, Santissimo, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ci aspetta la fine dei tempi, diventa anche quel banchetto
abbassare lo sguardo per impegnarci nel mondo di oggi. E credo che come fedeli di Marano abbiamo tutti questa grande responsabilità. Passando lungo le strade, ad un certo punto c'è stato un momento in cui tutti abbiamo fatto puzza, casa sera. E quella puzza c'è perché noi, eppure noi cristiani, pure noi che stiamo qui stasera dinanzi a Gesù, perché noi non abbiamo cura della nostra città terrena e non pensiamo che dobbiamo renderla sempre di più simile a quella del cielo. In questo ultimo anno, anche come città di Marano e come chiesa di Marano, siamo stati chiamati più volte in causa su questo. La marcia che abbiamo fatto a dicembre, l'impegno per cercare di evitare l'altra discarica a Chiaiano, sono stati momenti in cui pure come chiesa ci siamo impegnati per costruire una società migliore. Credo però che non bastano questi eventi se noi non ci impegniamo ogni giorno, guardando il cielo, a fare in modo che il mondo sia sempre di più simile al cielo. Se ci giriamo intorno per le nostre strade, troviamo tanta immondizia e spazzatura, al di là di tutti i discorsi che si fanno sulla differenziata e così via. Poi ognuno di noi pensa alla fine di essere più furbo e quindi di non fare nulla, pure fuori le nostre chiese, no? Quante volte, proprio perché sono di tutti, diventano di nessuno e quindi tutti accumulano immondizia fuori le chiese. Quante volte, se portiamo la macchina, parcheggiamo in seconda e in terza fila e ci sono alcune strade della nostra città dove è impossibile passare perché ci sono tante macchine parcheggiate che non c'è più spazio per il cammino normale. Quante volte nelle nostre cose magari rischiamo di essere poco giusti rispetto alle tasse, rispetto a ciò che va fatto pure di giustizia sociale. E invece anche il nostro cardinale ultimamente ci sta invitando proprio a questo, ad avere una coscienza sociale più vigile, ad essere dei cristiani che si impegnano per costruire un mondo migliore già qui sulla terra, proprio perché guardano al cielo. I cristiani sono quelli che si impegnano a costruire qui un mondo migliore. E allora, fratelli e sorelle, credo che non ci sia modo più bello per le nostre comunità di Marano di celebrare il Corpus Domini se non proprio con questi due sguardi. Guardando all'Eucaristia alziamo gli occhi al cielo e non dimentichiamoci mai che noi siamo fatti per il banchetto del cielo. L'Eucaristia ci richiama proprio a questo. La nostra sorte, il nostro futuro è in paradiso, nel banchetto insieme a Dio. Ma ogni volta che celebriamo l'Eucaristia non dovremmo dormire sonni tranquilli se vediamo che il nostro mondo non va bene. Ogni volta che celebriamo l'Eucaristia dovremmo anche abbassare lo sguardo per dire: come cristiano mi voglio impegnare affinché la società vada meglio. Voglio essere io il primo ad impegnarmi affinché il nostro mondo migliori. Siamo tanti di noi qui questa sera e dietro ognuno di noi ci sono tante altre famiglie, ci sono tante altre persone. Pensate che rivoluzione buona potremmo fare per la nostra Marano se solo ci impegnassimo tutti un poco. Faremmo una vera rivoluzione, ma non perché prendiamo le armi o facciamo chissà che cosa, ma perché costruiamo quel mondo nuovo al quale Dio ci prepara e che Dio ci ha preparato in paradiso. L'Eucaristia, fratelli e sorelle, è tutto questo. Anticipo del banchetto eterno, ma per impegnarci già qui sulla terra affinché il nostro mondo rassomigli sempre di più al paradiso. E allora questa sera dinanzi a Gesù affidiamo proprio le nostre comunità di Marano, affidiamo la nostra.
nostra città di malati, affidiamo le nostre famiglie e chiediamo a Dio questo, che ci aiuti a costruire insieme un mondo migliore, un mondo più giusto, un mondo più bello, un mondo che rassomigli sempre di più al paradiso al quale l'Eucaristia ci prepara e che l'Eucaristia ci fa intravedere. Che il Signore Gesù, vivo e vero in mezzo a noi, metta nel cuore di tutti noi l'impegno vero per costruire un mondo migliore come a Dio piace. Amen. Amen. Ed ora ci disponiamo per ricevere la benedizione eucaristica e vogliamo chiedere questa sera in modo particolare per tutte le nostre comunità, per tutti i nostri sacerdoti, per il dono di nuove vocazioni, per le suore e per tutti i consacrati, ma soprattutto vogliamo chiedere la benedizione di Gesù sugli ammalati della nostra città, sui poveri, su coloro che vivono momenti difficili, su quei papà che non hanno un lavoro, su quelle famiglie che vivono momenti di precariato. Su tutti vogliamo chiedere la benedizione di Gesù perché scenda abbondante e ci ricolmi del suo amore. Offrendo l'incenso, presentiamo a Dio queste nostre suppliche, queste nostre preghiere, queste nostre vocazioni. Tandum ergo sacramento. Mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ed ora nel silenzio accogliamo la benedizione eucaristica che scende su tutti noi, sulle nostre famiglie, sulle nostre comunità, sulla nostra città di Marano. Thank you.
Sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta Santissima. Benedetta la sua santa ed immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e benissimo sacramento. Prima di concludere con il canto finale, un grazie ai vigili che ci hanno accompagnato e hanno permesso che la nostra processione si svolgesse serenamente. Un grazie alle associazioni che sono intervenute pure con i loro stendardi, un grazie a tutti i sacerdoti, a tutti i parroci e ministri di tutte le comunità, un grazie a tutti voi fedeli per questo momento di fede semplice ma profonda che abbiamo vissuto. Vi affidiamo nella preghiera e nel canto veramente tutte le nostre comunità e tutta la nostra città al Signore. Resta con noi.